La mia vita oggi è una vita nella quale manca una grossa fetta della mia vita sostanzialmente, quindi è un po' mutilata in qualche modo perché manca la cosa più importante probabilmente, che è cantare. Sostanzialmente poi proprio semplicissimamente è proprio l'atto del cantare e del cantare pensato come una narrazione, come contatto, come viaggio verso, è sempre pensato rispetto allo scambio, quindi c'è una grossissima mancanza e al tempo stesso c'è una pericolosa abitudine quasi al fatto che in qualche modo una parte di me ha rinunciato a quel mondo, a quella emozione, a quello scambio. In qualche modo è come se fosse opaco, fosse diventato qualcosa di opaco e è opaca la cosa più importante della tua vita. Quindi se posso dire qual è, così vedo quest'anno dietro una specie di vetro che continui a cercare di tenere pulito, continui ad alitarci sopra come si fa proprio con un vetro e dall'altra parte c'è quello che ti appartiene, che ti è sempre appartenuto, quindi questa opacità è anche un po' sorprendente perché dici: ma sto vetro com'è apparso qua sostanzialmente? Si dirà che probabilmente un cantante continua a cantare. Sì, sì, continua a farlo, ma non lo fa con quell'idea profonda che è comunicare, sostanzialmente è quello, la cosa che è dentro all'atto del cantare, la comunicazione, la narrazione, il contatto, quello che ho detto prima, quindi c'è questa pericolosa opacità e pericolosa abitudine all'opacità, è come se mi fossi abituata ad avere questo vetro davanti che rimane così un po' opaco, va bene, un po' come io non ce li ho adesso, però in realtà io porto gli occhiali ed è come questa sensazione di non vedere bene da un anno perché ho questi occhiali appannati perché non si riesce neanche a respirare bene, giustamente, con la mascherina. E quindi sono appannata. Questo tempo che mi ha levato molto, in realtà mi ha dato. Invece mi ha regalato uno spazio che per me è sempre stato poco vissuto in qualche modo. La casa per me, insomma, soprattutto negli ultimi anni, è stato un luogo che sì, ho vissuto, ma il luogo dove preparavo poi il movimento verso altro, in realtà. Quindi verso il lavoro, verso partire, verso viaggi di lavoro, le prove, la scrittura al pianoforte, nello studio. In realtà è sempre stato il luogo un po' dove ci si preparava per qualcosa. Non è stato mai il luogo, o almeno da diversi anni ormai è stato più il luogo di passaggio. E invece, forzata così a vederlo in un altro modo, in realtà è diventata una bella sorpresa. Forse è una delle cose, sì, che mi ha regalato questo periodo strano, cioè il fatto di prendermi dei tempi, degli spazi differenti rispetto al luogo dove si sta. Certo, il luogo di un artista è sempre altro in realtà, però
non ne avevo poi così bisogno, perché il luogo, la casa dove ci si sente se stessi è un altro, per un artista. Ed è quello interiore, è quello dell'espressività, e quello è chiaro che quello è un'altra cosa. Però dover stare molto tempo in uno stesso spazio, in realtà mi è servito, perché è come se avessi un po' dilatato lo spazio mio interno. Da artista, lo spazio della creatività con uno spazio esterno di cui mi curavo poco effettivamente. E quindi è un po' diventato un tutt'uno in realtà. E questa cosa non mi è dispiaciuta, questa cosa mi ha fatto passare il tempo in maniera sana all'interno dei miei spazi, quindi sia all'interno degli spazi creativi che soffrono in questo momento, sia all'interno di uno spazio chiuso poi, perché appunto la casa poi in questi tempi, in questo tempo può essere per alcune persone purtroppo diventata una specie di gabbia, però per me non è stato così, in realtà è stato un rifugio in qualche modo, o almeno ho cercato di vederlo così e in parte ci sono riuscita. Beh, dunque, la parola lavoro, il concetto di lavoro in questo momento suona anche strano. È cambiato tutto, è cambiato proprio il punto di vista, è cambiata la progettualità e io ho sempre vissuto parallelamente due realtà nella mia vita lavorativa. Quella da musicista, cantante, performer, quindi quella sui palchi, diciamo, e poi parallelamente quella invece da docente. E io insegno in un conservatorio e gran parte del, quindi una parte del mio lavoro, forse quello più forte a livello intimo, quello che mi ha sempre dato forza, mi ha sempre dato motivazione, quello per il quale ho combattuto tanto, che è quello di diventare una cantante, boh, non saprei neanche chiamarlo lavoro in questo momento. Quello purtroppo sta soffrendo, quindi non saprei neanche, è diventato qualcosa da nutrire, di cui prendersi cura con grandissima attenzione, perché è un luogo fragile adesso, quindi la parola lavoro neanche funziona. Funziona, sì, boh, ma funzionerebbe forse una parola che descriva una intimità con qualcosa di fragile che hai bisogno di nutrire, quindi forse di nutrimento, stranamente. Di solito il lavoro è qualcosa che ti dà, invece in questo momento io devo nutrire la mia passione, devo continuare a trovare la forza di nutrirla, come ho fatto sempre. Solo che è sicuramente più difficile in questo momento. È difficilissimo perché appunto non va più pari passo con il concetto, il riconoscimento del lavoro. Quindi sostanzialmente è solo un nutrire una passione, che è importantissimo e continuerà ad esserlo, però c'è questo squilibrio che per me è abbastanza doloroso, continua a nutrire qualcosa che in questo momento non sai neanche se avrà uno spazio, sostanzialmente. Perché la parola lavoro collegata con l'espressività artistica sembra essere completamente sparita. È sparita completamente. Dall'essere riconosciuta, essere riconoscibile, essere raccontata, essere fatta, cioè, fisicamente. Quindi è complessissimo riuscire ad avere un equilibrio tra queste due cose. Parallelamente, l'insegnamento invece è la cosa che è rimasta viva, nonostante le difficoltà del
lavorare con i ragazzi online e lì, lì è stato qualcosa di importante perché ci siamo tutti insieme dovuti adeguare a un modo di stare, di lavorare insieme, di lavorare sulla voce, sull'espressività in maniera differente. E lì ho scoperto qualcosa di interessante che è stato proprio occuparmi di come inventarmi cose per questi ragazzi. Cioè io non solo sono stata la loro docente come sono da anni, ma sono stata anche quella che proprio si inventava i giochi di prestigio per fare in modo, in qualche modo, questa distanza, questo modo differente di fare musica da lontano, che è allucinante, soprattutto per chi lavora su un certo genere di musica, che è il jazz, quindi sull'improvvisazione, sull'espressività, sulla ricerca timbrica, la ricerca del suono, la ricerca personale. Quindi è stato difficile, però è stato anche molto molto stimolante. Quindi in qualche modo ho trovato in me, ho dovuto trovare in me la forza e la capacità di trovare strade diverse per comunque raggiungerli, comunque raggiungere i ragazzi che in quel momento capivo che stavano perdendo un po' il filo così delicato, così nuovo per loro, no? Il filo dei loro sogni, del loro lavoro, di quello che si aspettano, di quello che progettano. Quindi questa cosa mi ha tenuto molto sveglia, mi ha tenuto molto viva e quindi ho cercato di spostare l'attenzione su tutta una serie di attività che io potessi fare per fare in modo che questa luce che vedevo in loro e che loro hanno potesse rimanere brillante e presente. Parlare dei sogni in questo momento è delicato. Io ho sognato moltissimo, ho sognato moltissimo all'inizio di questo periodo, e sognavo di grandissime di tanti di sogni di grande attività fisica, attività. Quindi sono tutti sogni che mi lasciavano in qualche modo la voglia di così di andare a vedere che cosa si poteva fare, progettare, sì, nell'attesa, nel sospeso, però c'era tutto uno spazio nel quale io in qualche modo mi sono data un tempo che poteva essere pieno di progetti. Poi piano piano in realtà mi sono resa conto che i progetti, che l'attività, che l'essere in movimento per me si nutre dall'essere in movimento. Quindi in questo momento ho capito che non è il momento dei sogni, è il momento di cercare altre fonti di energia. E questa energia io ho cercato di recuperarla dall'interno, sto cercando di recuperarla dall'interno. Sto cercando di recuperarla proprio nel mio corpo, proprio nel cercare di prendermi cura in maniera differente del mio corpo, della mia voce, anche perché poi insomma si parla sempre di un corpo di una cantante in qualche modo. Quindi sto facendo un lavoro di minuto per minuto, sto cercando di guardarmi. E capirmi, comprendermi, curarmi del minuto dopo, non vado oltre. E certo, non è facile perché senti che non c'è un sogno, e il sogno per me è sempre una progettualità in realtà, non è mai qualcosa di molto distante. Quindi lì
ho frenato, però dall'altra parte ho cercato di fare in modo che questo freno, questa frenata non diventasse una stasi. Quindi la cosa che ho cercato di fare, sto cercando di fare, è proprio prendere atto del fatto che non è un momento di sogno, è un momento di passi, di piccolissimissimi passi che si possono fare. E a volte però questo può essere utile perché ti guardi, ti chiedi dove sei, che cosa sei, che corpo hai, com'è il tempo che passa sul tuo corpo, com'è la tua voce che cambia, com'è guardare delle piccole cose che a volte invece non riesci, che a volte tralasci, non riesci a guardare, non riesci a prendertene cura. Quindi è un momento di cura, se vogliamo dire. E questo servirà. Adesso non so bene a cosa, dove, non so bene la direzione, però ho la sensazione che possa servire. E la Casa Internazionale delle Donne per me è stata un luogo di scoperta. Di che cosa vuol dire essere donna nel sociale, donna insieme ad altre donne e diverse che provengono da esperienze politiche diverse, esperienze di vita diversa, età diversa e quindi è stato un luogo di grande crescita per me. Ho iniziato a frequentarlo tanti anni fa, fino agli ultimi anni nel quale sono stata più assiduamente dentro, anche proprio dentro a livello, ho avuto la possibilità di organizzare le cose all'interno della Casa Internazionale con la mia associazione che è Muovi le Idee e abbiamo organizzato per diverse stagioni estive un festival dedicato alle musiciste donne che mi ha dato tantissimo, e mi ha dato tantissimo perché quello è un luogo potente. E la cosa che mi ricordo di più di questa esperienza è stato il feedback che ho avuto dai musicisti che sono stati i nostri ospiti, che hanno trovato sempre questa accoglienza particolare, questa sorta di accoglienza mista alla consapevolezza di che cosa vuol dire aprire un luogo, aprire agli altri un luogo che fosse soprattutto un luogo di donne. Ed è vero, è così, è un luogo particolare nel quale c'è tanta storia, tanta consapevolezza, tanta voglia di crescere insieme e credo che questa sia la cosa, forse è proprio la prima cosa che io ho notato quando sono entrata la prima volta nella casa. Ho visto tutte le varie trasformazioni che ha fatto nel tempo e alcune di esse si sono sviluppate in certe direzioni, altre meno, ma è un luogo che mi ha fatto molto crescere, mi ha fatto anche molto pensare su che cosa voglia dire la parola femminismo, sulla storia del femminismo, su che cosa abbia significato per noi e su che cosa sta ancora significando per le nuove generazioni, perché poi è curioso, perché è una parola strana che nel tempo ha dei significati differenti. E poi a seconda di chi la dice è sempre un po' sconvolgente, sia dal punto di vista positivo che dal punto di vista negativo. È sempre una parola elettrica, non so come dire, che crea un grande bisogno di appartenenza e al tempo stesso crea tante domande che ancora ci dobbiamo e ci stiamo ponendo come donne, come femministe.
Quindi per me la Casa Internazionale delle Donne è questo, è stato sempre questo, c'è cioè un luogo di consapevolezza, un luogo di crescita e anche un luogo nel quale sono stata felice e sono felice tuttora di poter fare delle cose per le donne e con le donne. L'altra cosa interessante è che così sentirsi un po' parte della Casa Internazionale con questa intervista da casa mia è interessante perché un po' senti maggiormente ancora di più l'appartenenza in qualche modo, no? Ad una casa che è importante che ci sia, è importantissimo che ci sia. E purtroppo mi rendo conto che i luoghi dove le donne si sentono a casa sono sempre meno. Ed è importante che invece ci siano, è importante che ci siano sia per le donne che stanno cercando di trovare il loro posto nel mondo, sia per le donne che stanno in difficoltà. Sappiamo quanto i luoghi delle donne in Italia abbiano difficoltà in questo momento, quindi ce ne devono essere tante di case per le donne. Speriamo. Che simpatia! I capelli mi stanno malissimo stamattina. Tre shampoo, due passate di schiuma, diffusore. L'acqua no, mi rifiuto tra bagno 80. Ho questa convinzione quando sono piccola. I capelli la notte parlano tra di loro, si riuniscono proprio. Sono talmente vicini al cervello che lo sentono. Sentono i pensieri che fai prima di andare a dormire. Se nasci liscia, la mattina dopo ti svegli con i capelli dritti in testa. Se nasci come me, un centro sociale occupato da almeno tre etnie e quattro generazioni. No, non va proprio bene. Passiamo agli occhi. Magari sottolineando la profondità dello sguardo, come dicono i tutorial che mi sono costretta a guardare per giorni. No, anche perché non è che con l'eyeliner vada molto meglio. Forse si distraggono. E non ho tanti capelli. Niente da fare. Oggi lo specchio è un cecchino e le aspettative sono assassini. Sei mai abbastanza preparata a un primo appuntamento? Gonna, no. Pantaloni neri. Golf, nero, no. Grigio, no. Nero, collo alto. No, meglio scollato. È da 2 settimane che provo questa sensazione febbrile. Passo davanti allo scaffale dei miei biscotti preferiti, ignorandoli. E resto ferma per ore davanti allo scaffale della verdura con 2 buste di insalata in mano. Songino o iceberg? Iceberg o songino? Questo è il dilemma. Stesso sapore di nulla all'aceto. Ma tant'è. Devo dimagrire, devo dimagrire, devo dimagrire. Lo schermo ingrassa. Lo schermo del PC secondo me ingrassa ancora di più. Chissà in che risoluzione vado online. E in che schermo mi vedranno? Oddio, le 8:30, tra mezz'ora vado in scena. Voglio dire in onda. No, online, si dice online. Oh.
dire non sono abbastanza pronta per questo futuro così presente. Io sono un'astronauta tattile. La mia voce è un ponte radio tra me e loro. Ieri sera sono uscita dopo un mese. Ho camminato a lungo nelle mie scarpe da tennis e mi sembrava di affondare. Ogni passo era un macigno. Mi sentivo come se stessi disturbando. Poi improvvisamente mi sono sentita come se tutta me aderisse al terreno. Come se stessi camminando nella terra e nell'erba. Come se ogni elemento mi inghiottisse. Riuscivo a percepire ogni suono. Gli insetti, i fiori, il vento, persino il cielo e le nuvole che passavano sopra la mia testa. Stavano suonando per me. Guardandoli, mi sono ricordata chi sono. Ho messo bene i piedi, ho abbassato le spalle, ho alzato il mento e gli occhi si sono stesi in uno sguardo a forma di febbre. Musica fuori e musica dentro. Perché io ho la musica dentro. Allora mi sono messa a cantare, perché la solitudine nasce come un urlo muto e finisce in un silenzio complice, malinconico, ossessivo. Rimettersi in piedi, rimettersi a posto. Perché dentro io sono piena di coriandoli. Guarda che capelli! Sassa, prova microfono! Sassa! Be true, a love that's there for others too. I am a fool to hold you, such a fool to hold you, to wanna kiss that mine alone. To share a kiss that devil has known.